Mofir, cuffie stereo da gaming per PS4 e PC. Questo è il prodotto che vado a recensire insieme a voi quest'oggi. Il prodotto arriva all'interno di una confezione di cartone insieme ad un foglietto di istruzioni in lingua apparentemente giapponese e inglese, e abbiamo poi un foglietto che ci indica anche la garanzia. Una garanzia che si estende a 18 mesi e presente all'estremo delle cuffie, inoltre un cavo veramente robusto, un cavo robusto dalla lunghezza di circa 2 metri, l'ho misurato prima, che consente di collegare all'ingresso mic, aux ed USB del PC o della PS4, appunto le cuffie. Va detto che di questo cavo, che come dicevo prima appare veramente robusto, la parte USB consente di, una volta collegata al PC, di fornire la corrente alle cuffie illuminandole, mentre gli ingressi mic e aux serviranno appunto a trasferire l'audio e il suono registrato dal microfono. È presente inoltre un ulteriore cavetto dalla lunghezza di 22 cm che va infilato al di sopra dei due spinotti dell'altro cavo e che serve per utilizzare le cuffie su quei computer, su quei PC che non possiedono entrambi gli ingressi mic e aux, ma soltanto un ingresso aux. Il caso ad esempio del mio MacBook Air. Nulla toglie comunque il fatto che si possono usare queste cuffie pure per ascoltare la musica sul proprio device collegando il cavetto di 22 cm all'entrata aux del proprio device. In questo caso però l'illuminazione delle cuffie non sarà presente. Quindi facendo un attimo il punto della situazione, queste cuffie oltre all'uso durante i giochi, che è quello poi per cui sono state progettate, si possono utilizzare anche per ascoltare musica al computer, alla console, al device, ma anche nel corso di una videochiamata. Guardando da vicino le cuffie, abbiamo delle cuffie che sono in prevalenza di plastica blu e nera, con un'illuminazione all'interno dei padiglioni che è anch'essa blu. Sono regolabili in altezza e presentano un design particolare con delle cavità sui padiglioni ed un disegno di un drago e il nome dell'azienda. Hanno inoltre un peso che non è proprio leggerissimo, di 640 grammi, e devo dire che la parte interna dove poggia la testa, questa blu, è di una gomma molto morbida, mentre i padiglioni sono di gomma piuma, rivestita da uno strato di morbida gomma blu, e il diametro dei padiglioni è di circa 11 centimetri. 11 centimetri che vanno a coprire totalmente l'orecchio e ad isolare perfettamente i suoni esterni, questo grazie anche alla tecnologia di riduzione dei rumori. Infine, sul padiglione sinistro è presente un microfono rotabile, come potete ben vedere, dalla lunghezza di 13,5 cm, e infine lungo il cavo è presente un comando di plastica dalla lunghezza di 10 cm che permette di regolare il volume andando a ruotare questa rotellina. Arrivando a quello che è il test delle cuffie, devo dire che in fase di riproduzione audio dal computer, durante l'ascolto di una traccia musicale o comunque durante il gioco, si percepisce un suono pulito e una qualità dei bassi e degli alti molto elevata rispetto a delle tradizionali cuffie stereo. Inoltre, provando il microfono con un programma di registrazione quale Audacity, il suono registrato è apparso davvero di qualità.